La grande sfida del nostro Paese è quella demografica. Noi abbiamo inteso rispondere finalmente con concretezza a questa sfida con la prima riforma delle politiche familiari, dentro la quale c'è l'assegno unico universale che investe 20 miliardi di euro nel sostegno per i figli. Però non basta, e infatti abbiamo fatto una riforma intera. Adesso la parte che va resa esecutiva e che impegna tutti i governi, perché tutti i partiti stanno su questo facendo promesse più o meno futuribili, devono limitarsi a dire che rendono esecutivo quello che per legge devono fare, cioè rimborsare le spese educative, libri di testo, rette scolastiche per le famiglie, rette per gli asili nido, l'abbiamo già iniziato a fare, incentivare il lavoro femminile, perché non si fa contrasto alla denatalità senza investire in lavoro femminile, e la parte dell'autonomia dei giovani, che è altrettanto significativa. Posso?